scendere in campo, a mettersi in gioco in queste elezioni. Scendere in campo. No, io mi sembra che l'Italia sia un momento cruciale e uno in un momento così cruciale non può semplicemente accontentarsi se ha la possibilità di soltanto di commentare, ma appunto cercare di dare un contributo. Questo, ho avuto un'offerta, una di sponsorizzazione, diciamo usando questo termine, del Partito Democratico e Più Europa e l'ho accettata. Molto contento. No, io credo che quello che sia suicida è stato non aver buttato via, cioè buttato via questo governo, fatto cadere questo governo prematuramente. Quello che è stato sbagliato adesso di cambiare, voler rinegoziare, cambiare le priorità in un piano che stava dando i risultati. Uno dice, beh, ma è impossibile, sono stati fatti il PNRR, non può essere l'effetto del fatto, quella crescita quest'anno. C'è un problema che deve essere chiarito. Quando si ha un buon piano, questo influisce sulle aspettative delle imprese, le imprese investono e allora si cresce più rapidamente, anche se il piano non ha ancora dato immediatamente i risultati. È una questione di credibilità. PNRR stava funzionando e adesso lo si vuole rinegoziare, credo sia sbagliato. Cioè, mi dovrebbe preoccupare il fatto che i partiti vogliono avere qualcuno che è serio nella propria squadra, no? Questo mi rende contento, insomma. Poi naturalmente insomma, io faccio quello che è possibile fare, però insomma, cerco di dare. Pensa, diciamo, dal punto di vista della politica economica dei partiti? No, ma l'idea credo sia giusta quella di portare persone che non sono iscritte a un partito e che vogliono dare un contributo, appunto dare il contributo che possono dare. Non è che deve demonizzare la flat tax, però intendiamoci che cos'è. È una proposta che taglia le tasse e che ha un reddito più elevato e quindi rende la ridistribuzione del reddito che normalmente fa lo Stato meno efficace. Non è incostituzionale, perché un po' di progressività c'è anche nella flat tax, però ce n'è molto meno di quello del sistema attuale. Allora, se gli elettori, la grande maggioranza degli elettori vuole che si tagliano le tasse di più ai ricchi rispetto a che un reddito medio-medio basso, voteranno la flat tax. A me sembra sbagliato.